Sì, quella è neve. Quale? Quella bianca a forma di porta. Oh. Perché stavo dicendo, no, queste qui sono le classiche porte americane con la doppia porta per evitare i ladri. Io mi immaginavo già l'episodio di dovevi fare solo una cosa e uno che aveva montato due porte. Esatto. Bel posto il Canada, eh. Pensa se fosse successo a Roma. Lì per 10 centimetri di neve vanno nel panico. Qui rimangono sotterrati e sapete che fanno? Niente, aspettano la morte. Che poi, poveri, cioè, loro sono canadesi, restano chiusi in casa e cosa fanno? Ascoltano Justin Bieber? Cioè... Ma perché non essere canadesi, poi? Perché io ho deciso che sono canadesi, okay. Perché la porta sembra simile americana, però, cioè, quindi non c'è... Perché si apre a destra? Sì. Sì, proprio per quello, Giova, quante ne sappiamo, eh? XD. Quindi oggi guardiamo una compilation che mi piace un botto. Persone che hanno avuto una giornata più sfortunata della vostra. Questo qua è il classico italiano del "gli ho mancati tutti di uno". Esatto, letteralmente. Gli ho mancati tutti di uno. Come perdere alla vita. Mamma, siamo quasi ricchi. In che senso quasi? Ma vale? Mi danno qualcosa, un premio di consolazione. Comunque io alle superiori, quando giocavo al Superenalotto, giocavo sempre i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anch'io! Anch'io fino al 7, perché c'è il numero jolly. Hanno le stesse possibilità degli altri di uscire. Quindi io avevo tutti i miei amici, no, non funzionano. Perché non funziona? Perché? Boh, perché? Ma io ci aggiungevo un 17, devo dire. No, io mettevo sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come svegliarsi molto, molto bene. Comunque, chi ha mandato la cucina aveva solo un compito, che era mettere i chiodi sulla parte superiore un po' più fissi. Sai quando monti i mobili dell'IKEA che ti restano sempre fuori delle viti? Sì. Perché ho 4 pacchi di viti di scorta? Questo è quello che succede a lasciare i finestrini aperti in una giornata di neve. A me piace pensare abbia lasciato il finestrino aperto per far respirare il cane. Che sia lì sotto. E quella piccola duna è il suo barboncino. Non ho... Ah, è il cazzo. No. Si è strappato un pantalone. Non può strapparsi il cazzo camminando, Giovanni. No, beh, lo vedi che è un po' la forma di un pene. Magari è tutto il pene. Non è nemmeno colpa sua, è colpa del sarto. Che si può fare? O è colpa dei troppi storici che prende. C'ha il quadricipite troppo forte, lo tira un po'. Ma se è mingerlino, più mingerlino di me, te ne... Se fa il soldato, qualche muscolo ce l'avrà. È un filippino, non avrà muscoli. Infatti le filippine non hanno vinto nessuna guerra. Però hanno pulito un sacco di case. Ma la porta gli è rimasta in mano come? Questo succederà a tuo punto tra un mese, Leo. Tra un po' la facciamo noi questa fotografia. Sai come? Da una parte c'era uno che voleva entrare. Esatto. E all'interno c'era uno che voleva farlo stare fuori. Io stavo dicendo, era uno stupro in atto. La ragazza stava tenendo la porta, lo stupratore stava tirando molto forte. Mi ricordo molto, sai la mia punta d'inverno che le porte dietro si ghiacciano? Sì, ecco. E Andrea deve tirare da fuori e io spingere da dentro. È difficile da spiegare questa immagine, però la punta di Leo, quando la neve si scioglie un po' di notte, l'acqua passa in mezzo alle fessure della portiera e poi si ghiaccia. Dopodiché lui ci viene a prendere. Andrea tira la porta e non si apre. Andrea non è familiare con le auto, diamogli una mano. Sì, vado certo. Io e non si apre. Allora c'era un problema se non si apre pure quando ci vado io. E da dentro io con i piedi così. C'è Leo che spinge con i piedi. Noi due che tiriamo. E poi senti cronk. E un chilo di ghiaccio che scende per terra. E la classica esclamazione: ma non potremo andare con la tua macchina, Giovene? Mia sorella ha fatto il test per le allergie e ha scoperto di essere allergica a tutto. Io l'avevo fatto un bozzo così per le graminace. E poi mia mamma mi ha portato a Gardaland come regalo. Sono andato a Gardaland con sto bozzo enorme sul braccio. Ma in questo caso il dottore voleva fare il Guinness World Record. Io penso che, cioè, tu possa morire se ti mettono troppe cose qua, qui. Non sì. Sulla schiena. Magari aveva già il braccio pieno di altre cose. Proviamole tutte, ma sono 7000 iniezioni. Beh, io ho la giornata libera. Veda lei, cheat Capitano America. E poi no, non sono neanche numerate, vergogna. E se invece che provare tutte le varie allergie ne avessi provato solamente una e avessi continuato a fare quella e tipo sei confuso? Proviamo il numero 1, sei allergica. Il numero 2, niente. Proviamo il numero 1, allergica. Ma non sono sicuro, proviamo ancora. Il dottore delle iniezioni aveva l'Alzheimer. Comunque io sono curioso di sapere se in alfabeto Braille vuol dire qualcosa. Vuol dire che schifo la vita. Oddio. Cos'è? Un porco spino le è finito in testa cadendo da un albero. Ah, non si fanno così quindi le tinte. Non sono quelli i colpi di sole, secondo me. Che poi, tra parentesi, se ti cade, va così. Lei ce l'ha anche ovunque, quindi è caduto, l'ha rotolato in giro per la testa e poi l'ha mollato. Ma hai presente come funziona il porco spino? Perché io guardo i combattimenti leonessa contro porco spino.
Cosa non li avete mai guardi? Visti? Non avete mai visto i combattimenti dei porcospini contro i predatori? Si chiudono, fanno... Sono OP! Beh, si mette in difensiva e il porcospino ha la particolarità che le sue spine si staccano. Se il porcospino è in posizione di difesa, attiva l'effetto speciale... Scopri! In poche parole, le spine del porcospino, al contrario del riccio... Ma se lo equipaggi con Aculio Velenoso... Sì, ma io stavo spiegando OP. Come funzionano i porcospini! Ma aspetta... Perché ho visto il video del porcospino contro i grandi predatori! Noi conoscevamo nessuno. La carta di Yu-Gi-Oh! Quindi... Non frega un cazzo a nessuno. Posso raccontarlo? Va bene, poi taglio un po'. La differenza tra i porcospini e i ricci è che ai ricci le spine rimangono attaccate, ai porcospini si levano. Così il ghepardo, quando gli salta addosso e gli si piantano le dita le spine, poi camminando se le conficca ancora di più e gli passerà la voglia la seconda volta di attaccare il porcospino. Wow. Pensavo che la differenza fosse che uno finisce sotto la macchina, l'altro un po' meno perché è un po' più raro. No. Tu non lo sai, ma il riccio è in via d'estinzione perché i maschi sono più grandi delle femmine, quindi i ricci sono in via di estinzione perché sono tutti riccioni. E quindi... Esatto, andiamo. Come com'è la bella resistente? Sì, sembrano quelle anti-urto. Beh, sai che beh, pubblicità? Però mi sembra un po' esagerata la cover a forma di coccodrillo. È un po' pacchiana. Pronto? Questo è accaduto una volta tirate fuori dal sacchetto. E Massimo non si domandò più perché quelle banane erano in sconto. Adesso se le mangia tutte entro adesso. E diventa... muori. Muori se mangi quelle tante banane subito. Sì. Ma chi vuol fare la sfida Man vs. Food con un po' di chili di banane, eh? Beh, Tudor l'ha fatto con le zucchine e non è morto. Le banane hanno dentro potassio, ti viene un infarto. Il potassio è tossico. Ti insulta se lo mangi. Visto che... Fucking stare. Faggot, I fuck your mom. Ecco perché sto così bene, non mangio le banane. E cosa ne fai di tutte quelle banane che compri? Tossicità. Oh. Me le picco in culo. Ad Andrea piacerà sicuramente. È una bella sicura per l'automobile. Sì. Ruberesti mai un'auto? Ruberesti una borsa? Piratare i film è sbagliato. Come... Se succede a me, io penso... Andrea, non può succedere a te. Non guidi tu, quindi non ti può succedere. Sono sicuro, non al 100%, al 1000%, che questa cosa sia successa in Australia. Questo è sparare sulla Croce Rossa. Mi piace come noi riusciamo a decidere dove è successa la foto, cara, d'Australia. Così un serpente così che riesce fuori dalle ventole, solo lì può succedere. Ad ogni modo, sai che l'aria condizionata troppo forte sul collo ti può inchiodare la schiena? Pensa se riesce un serpente e ti morde, ti paralizza completo. Stavo pensando, penso a un serpente che è tutta schiena che ci passa di mezzo. Esce fuori dritto così. Puoi usarlo come dildo o come spada. Chi è che voleva andare a Gardaland qui? Io. Ci vuoi ancora andare a Gardaland? Sì. Sì, io. Devo dirti la verità, a Gardaland c'è la Sequoia Adventure, che è quello che fa le S e ti mette a testa in giù. No, sono due, sono le SS. Esatto, erano due S. XD. Che in teoria adesso hanno pure chiuso. Perché? Perché si chiudeva sempre quando la gente era testa in giù. Ah, non era così la trazione. No. Si chiudeva proprio. Com'è se qua? Bellissimo, sono due ore che sono su sta montagna russa. Ma sai cosa? Cioè, magari può dare un po' di ansia, ma a me non farebbe troppa ansia stare a testa in giù legato. La cosa che mi darebbe ansia è convincermi a levarmi la mia imbragatura che mi tiene saldo alla sedia per salire su questo coso che non mi dà un cazzo di sicurezza. Oh no, bambino è andato. Il bambino in realtà è sotto quel cemento. Il bambino ha visto cose che non doveva vedere. Marciapiede is the new muro. In ogni caso, poteva tirarlo su quel monopattino. Ormai fa parte della strada. È un po' come i trapper, fa parte della strada. Io vengo dalla strada. Ma meno senso figurato, ecco. Ragazzi, ma basta con gli incubi! Serpente o api, cosa preferisci? Morire, il suicidio assistito, l'eutanasia. Poi te lo dico, piuttosto che le api mi spaventerebbe avere una 500 verde kiwi. Verde acqua. Lì mi vergognerei molto di più. Io mi immagino la scena. Ehi Massimo, le api hanno fatto diventare la tua macchina un alveare. Vuoi dire che hanno fatto un alveare sotto la mia macchina? No, tutta. Tutta. Effettivamente da Fiat a Piaggio il passo è breve. È diventata una Pecar. Ti tolgono anche una ruota davanti e hanno fatto. E poi, su per le valli sei il più figo di tutti. Ti rincorrono gli orsi, ma è un altro discorso. Attenzione, la contromossa. Ragno 200 IQ. Non puoi uccidermi con il ride se ci sono io sopra, eh. Andrea, perché hai bruciato la tua nuova casa? Ma guarda, va fatto. E qui c'era, lo prendeva sempre in giro, quello che lavorava a Poppa,
che si chiamava Mosè, e diceva chissà cosa contenevano quei container. Cristalleria, porcellana, reperti dell'antico Egitto. Questo è successo a casa di mia zia. Stavano quelle decorazioni di Halloween fatte un po' male. Ah, effettivamente. Zio, stai lì fino al 31 ottobre, per favore. Mi serve come addobbo. Vai a addormentarsi fuori con una tazza di cereali in mano. È difficile ora complementare l'abbronzatura. Devi riuscire a coprirti di strisce di alluminio tutte le gambe tranne quella parte lì. O copri il cucchiaio facendo una forma di un pene e ti vanti con le ragazze. Dai, io sono addormentato nudo e sto pene che ti arriva fin qua. Ho deciso come mi abbronzerò quest'estate. La macchina era aperta. Ho strusciato le mie palle ovunque. Magari non l'ha fatto, però io la macchina da chi la disinfesta ce la porto. Quello non è un aquilone, è una tenda. Quando hai montato la tenda e ti avanzano ancora 6 picchetti che non hai messo. Sì, io in capeggio ho preso un attico. In che senso? Bello studiare fuori. Il verde aiuta la tranquillità dell'anima, a essere concentrati. Io non so come la gente riesca a vedere sul monitor quando c'è il sole, sì, sopra, esatto. Ma vabbè. E seconda domanda, cosa ha mangiato quel gabbiano? In realtà non era un gabbiano, ma un bambino che giocava lì. Sai che tipo in India ci sono le scimmie? Ah sì, nei templi le lasciano le scimmie perché sono sacre, esatto. Gatti, scimmie, cose, animali. Le scimmie che lasciano la merda. E ti lanciano la merda, devi pure stare zitto, se no il monaco dice che fai troppo rumore. L'altro giorno ho letto una notizia che c'era uno scontro tra tipo l'esercito della Persia, l'impero e gli egizi, e i persiani usavano i gatti come scudi perché gli egiziani non potevano attaccarli. Che civiltà stupide. È come fare la guerra all'India in sella delle mucche. Ecco come PewDiePie può battere T-Series. Oppure ti fai il costume con la pelle di mucca da vero cowboy e li combatti così, tu non puoi toccarmi. Pelle di mucca is the new cavallo di Troia. La mucca di Troia. La vacca di quella Troia. quella Troia della vacca. Ok ragazzi, questa era l'ultima. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete altre immagini simili, mi raccomando, mandatecele su Facebook, che scade raccoglie le più divertenti. Detto questo, dal camper, da Spawn e da Leo è tutto. Noi ci vediamo come? Come? Ma con un prossimo video. Asgana away.